altre possibilità di emettitori, quindi di radiatori, radiatori in senso lato ovviamente, che non troviamo nelle nostre scuole sicuramente, però troviamo in parte uffici generalmente, quindi o bocchette come queste, no? Bocchette di emissione di aria calda, oppure convettori termoconvettori. Sapete la differenza tra i due? Qual è? Termoconvettori o ventilconvettore? Secondo voi che differenza c'è? In tutte e due passa l'acqua. Uno caccia solo l'aria calda. Allora, la differenza di fondo. No, no, no. Tutte e due riscaldano, tutte e due riscaldano, tutte e due arriva, in tutte e due arriva l'acqua calda. Di forma sono anche simili, quindi potreste confondervi. La differenza di fondo è che quello che si chiama ventilconvettore ha una ventola all'interno, che semplicemente passa, fa passare l'aria aspirata dal basso sulla griglia dove passa l'acqua calda, per cui l'aria calda viene diffusa più velocemente. Il termoconvettore non ha una ventola e sfrutta solo la convezione naturale, cioè l'aria si riscalda in prossimità della tubazione, comincia a salire spontaneamente e si diffonde. Ovviamente è un po' più lento come meccanismo, ma un po' più economico e non consuma energia, perché ovviamente la ventola consuma energia elettrica. Altri terminali ovviamente sono quelli che si chiamano le pareti radianti. Le pareti radianti possono essere di tre tipologie: la più diffusa, quella che oramai si sta diffondendo dappertutto, è sicuramente quella a pavimento, cioè il fatto di avere non più dei emettitori concentrati o bocchette o radiatori, ma averle diffuse su tutta la superficie di calpestio, su tutta la pavimentazione, quindi in una maniera molto schematica in questo modo, quindi al di sotto del massetto che calpestiamo, così come esistono soluzioni anche a pareti, così come esistono anche soluzioni a soffitto. Brevissimo excursus: perché uno dovrebbe orientarsi su un sistema di questo tipo, che comporta ovviamente nel caso di un edificio nuovo un lieve aumento dei prezzi, in caso di un edificio esistente un aggravio non da poco, visto che bisogna ricostituire l'intero massetto di calpestio. Per il semplice fatto, sempre per ritornare a quelle famose condizioni di comfort, ovviamente cambia completamente la situazione all'interno del volume riscaldato, in quanto a differenza di un radiatore che concentra il calore in una zona ben precisa, di un convettore che addirittura la sparge con una ventola dando spesso più fastidio che benessere, questi sistemi diffondono spontaneamente il calore dal basso e quindi il calore segue quella che è la sua via naturale, cioè parte dal basso ovviamente e si propaga spontaneamente verso l'alto per diffusione, quindi senza apportare alcun peggioramento a quelle che sono, anzi migliorando le condizioni di comfort delle persone. Un tempo si diceva, ovviamente quando ancora non c'era condizione di causa, che cioè facevano uscire le vesciche ai piedi, no? Qualcuno avrà sentito questo, no, poi si scalda troppo i piedi, cammino. Ovviamente erano dicerie dettate al tempo che era allora dall'inesperienza di chi doveva poi montare queste cose, perché funziona così, ovviamente si diffonde quando anche i tecnici che le montano hanno acquisito il know-how per poterlo fare, purtroppo la realtà è così. Allora, questa soluzione parete a soffitto nella realtà è in contrasto con quello che ho detto prima, perché nella realtà stiamo diffondendo il calore dall'alto, quindi stiamo creando una stratificazione termica che non è un buon viatico per le condizioni di comfort. Questa soluzione difatti la si utilizza più che altro come pareti fredde piuttosto che come pareti calde. Poi una volta che uno l'ha realizzata, è pur vero, una volta che c'è, tanto vale utilizzarla. Allora, cominciamo a vedere quello che voi dovreste fare alla fin fine, quindi entriamo poi nel dettaglio. Perché ho voluto differenziare quelle tipologie? Perché la norma, in funzione della tipologia di emettitore, vi dà quello che è il rendimento di emissione medio che può essere stimato per quella particolare configurazione. Allora, che cosa vediamo in questa tabella? Sulla parte sinistra le varie tipologie di radiatori. Presumo, ne sono quasi sicuro, che quasi tutti avremo le prime due situazioni: o radiatori su parete esterna o radiatori su parete interna. L'interno dove potrebbe essere? Nei corridoi, no? Della scuola, quindi che non comunicano direttamente con l'esterno, perché in genere il corridoio interno, le aule sono posizionate all'esterno, almeno una configurazione classica è questa.
Quindi per quella tipologia si seguono degli indici diversi, per i primi si segue un indice ancora diverso dai precedenti, quindi su parete esterna isolata. La norma dice isolata, che cosa significa? Vi dà un riferimento ben preciso. Ora voi state accingendovi a calcolare la trasmittanza della parete, no? Bene, la norma dice, io considero isolata una parete che abbia una trasmittanza comunque minore di 0, minore o uguale di 0,8 watt su metro quadro Kelvin. Quindi se il vostro calcoletto dovesse uscire un numero inferiore a questo valore, significa che secondo norma la parete è ben isolata e potete utilizzare in questo caso i coefficienti della prima riga, che ancora non ho detto cosa sono, ma sono i rendimenti, no? Casomai non ricadiate, sicuramente non ricadrete in questo aspetto, allora la norma però vi dice basta peggiorare questo numeretto di 0,04. Allora, che cos'è quel numeretto? Il numeretto è eta E, cioè il rendimento di emissione, cioè che cosa? Il rapporto tra l'energia termica che sta entrando nel radiatore, scusate, l'energia termica che viene diffusa dal radiatore diviso l'energia termica che sta entrando nel radiatore, sempre il rapporto tra ciò che diamo rispetto a ciò che forniamo per avere la prima forma energetica. Questo numeretto però vedo, se vado per esempio sulla prima tipologia, una scuola, dico sì, io ho radiatori su una parete non isolata, bene, ma quale di questi tre numeri devo prendere? Dovrò prendere il numero corrispondente al carico termico medio annuo dell'edificio. Che cos'è? Qui lo trovo scritto, la norma lo spiega, quindi non devo inventarmi nulla, perché il carico termico medio annuo espresso in watt su metro cubo, quindi una potenza diviso un volume, si ottiene da un rapporto. Divido il fabbisogno annuo di energia termica, quello che voi state calcolando, espresso in watt ora, diviso il tempo convenzionale di esercizio. Ecco quella parola che vi ho detto all'inizio lezione che ogni tanto ritorna. Qual è il tempo convenzionale di esercizio? Sarei portato a dire, allora l'impianto lavora 10 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Mi vado a contare tutti i giorni del riscaldamento, trovo quel tempo. No, perché vi ho detto, voi dovete sempre ragionare come se l'impianto lavorasse 24 ore su 24, perché state facendo una diagnosi energetica basata su dati su carta, non su misure reali. Quindi per voi il tempo convenzionale di esercizio è il tempo di riscaldamento, 24 ore al giorno per gli n giorni di riscaldamento del vostro edificio. Ok? Cassino ha 137 giorni previsti da legge di riscaldamento, quindi 24 per 137. Quelle sono le ore di riscaldamento e quindi il tempo convenzionale di esercizio da utilizzare. Ok? Poi ho fatto anche un esercizio numerico, quindi ve lo trovate pari pari. Allora, cosa sto dicendo? Nella mia scuola ho tutti i radiatori in ghisa o in alluminio, non mi interessa, come vedete la differenza non c'è. Conta solo se è su parete esterna o su parete interna. Ok? Quelli che sono su parete esterna avranno un rendimento tra questi tre pari alla da prendere in corrispondenza del carico termico medio annuo. Adesso vediamo come si calcola questo numeretto, va bene? È molto facile, però ripeto. Vi assicuro che quasi tutti sarete maggiori di 10, quindi cadrete quasi tutti, ma ben venga se qualcuno di voi si trova un numero più basso. Quindi parete esterna, ora do dei numeri, sarà 0,92, quasi tutti sarà una parete non isolata con una trasmittanza maggiore di 0,8 watt su metro quadro Kelvin, il che significa che questo 0,92 lo devo peggiorare, la norma mi dice, del 4%. Quindi non è 0,92 ma è 0,88. Che cos'è questo 0,88? È il rendimento di ogni singolo radiatore sulla parete esterna. Però voi avrete anche i radiatori sulle pareti interne, ok? Avete anche quelli nei corridoi, nelle stanze interne, quindi cioè che non comunicano direttamente con l'esterno. Allora basta che fate una media pesata di tutti i radiatori che avete. Che cos'è una media pesata? La media aritmetica la conoscete tutti anche per necessità di voto, no? La media pesata lo si utilizza più che altro quando si fanno calcoli un po' più tecnici, diciamo così, ma fondamentalmente basta fare il numero
dei radiatori, scrivo su parete esterna, per il rendimento del radiatore su parete esterna, più il numero dei radiatori su parete interna per il rendimento di parete interna che avete calcolato, diviso la sommatoria dei radiatori. Ok? Questa è una media pesata sui radiatori che avete nella vostra scuola. E in quel caso vi uscirà quindi un rendimento medio pesato degli emettitori di tutta la scuola. Va bene? Resta da chiarire allora come si calcola questo numeretto, perché senza di quello io non so in quale colonna entrare. Anche se so poi per esperienza che mi uscirà sempre l'ultima colonna. Vabbè, andiamo a vedere prima come si calcola e poi torno un attimo indietro. Allora, un esempio numerico, così è facile, ve lo ritrovate, dovete solo sostituire i vostri numeri qui dentro e calcolate. Allora, ipotizzo una generica scuola, ha un fabbisogno annuo di energia termica utile pari a questo numero. È un parolone, però voglio che oramai cominci ad essere chiaro. Fabbisogno annuo, anno, eppure noi lo calcoliamo solo nel periodo di riscaldamento, ma quello è il periodo di riscaldamento, per noi è un anno. Quindi fabbisogno annuo di energia termica utile. Perché utile? L'abbiamo detto all'inizio lezioni. Che significa utile? Perché sgrava, quello era l'ideale, l'utile diventa l'ideale a cui vado a sottrarre le perdite eventuali per accumulo, quelle che devo sottrarre. In genere, in parole semplicissime, questo è il numeretto che state calcolando voi per ora, ok? I kilowattora, qui sono wattora perché la formuletta li vuole in wattora, sono i wattora di energia termica che devono essere ceduti al volume riscaldato. Come si calcola quella capacità termica? Devo sapere il tempo convenzionale di esercizio dei terminali, cioè quante ore lavorano quei terminali. Per me lavorano quanto lavora il generatore. Il generatore lavora, abbiamo detto per convenzione, in tutto il periodo di riscaldamento. Significa dire, nella realtà 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana, nella pratica, nel numero, io devo fare non 8 per 6, ma 24, cioè 24 ore al giorno di continuo per 6, 6 sono le 6 settimane perché sono stato pignolo, ho tolto pure le ferie natalizie, in quelle 2 settimane di ferie natalizie, quindi 24 per 6 per 15 esce 2160 ore anno. Allora, la superficie utile è quella che state delimitando sulle vostre planimetrie. Che cos'è la superficie utile? È quella calpestata, cioè quella a cui sottraete la muratura esterna. Questo è chiaro, no? L'avete visto fin dalle prime lezioni. In questo esempio è 2400 metri quadri. Il volume riscaldato è 9000 passi metri cubi, sono numeri che mi sono inventato per fare un calcolo, giusto per far vedere come si fa. La parete esterna ho ipotizzato che è 1,13 watt su metro quadro, quindi non è isolata, perché era 0,8 il limite per essere considerata isolata. I radiatori sono in ghisa, ma non mi importa perché non fa la differenza tra ghisa e acciaio, con temperatura di mandato 85. Bene, il carico termico che cos'è? Il fabbisogno termico espresso in wattora, ripeto, diviso il tempo convenzionale di esercizio 2160, moltiplicato per la superficie utile, diviso per il volume riscaldato. Questa formuletta vi dà quel numero da usare nella tabella, questa qui. Questa qui. Come vedete a me è uscito 12. Va bene? Sono comunque maggiori di 10. Mi aspetto, ma smentitemi se così non è, che saremo tutti quanti più o meno su questa colonna. Però ripeto, io ho calcolato questo, voi avete anche radiatori su parete interna, quindi applicate poi una media pesata su tutti i radiatori del volume riscaldato. Va bene? Quello che ne esce fuori è un numero, e quel numero 0,88 in questo esempio, che cos'è, abbiamo detto? È il rendimento di emissione. Comincio a valutare quali sono allora le perdite di emissione. Se so il rendimento, se so il rendimento, che cosa devo fare? Il rendimento, vi ricordo, è il rapporto tra l'energia che realmente mi erogano, quindi è il rapporto tra l'energia che realmente ho, lo spazio di una lavagna che realmente non ho, nemmeno il cassino c'è, vedete quando dico le scuole italiane. Bene, allora Q con E è quella effettiva, diviso la Q in ingresso, giusto?
Questo è il rendimento, il concetto di rendimento è questo, l'energia che realmente sto emettendo dai radiatori diviso l'energia che sta entrando nei radiatori. Qual è l'energia che sta entrando nei radiatori? È quella che mi ha portato il circuito di distribuzione che ancora devo analizzare. Ricordate i passi, entra combustibile, diventa acqua calda, l'acqua calda passa nei tubi, i tubi la portano ai radiatori che la mettono energia dentro la stanza. Tutto questo comporta delle perdite, sono al primo passo. I radiatori hanno un rendimento ETAE che ho calcolato. Se il rendimento è definito così, quali saranno le Q lost emission, le perdite in emissione? Sarà ovviamente il prodotto dell'energia che sta entrando per 1 meno ETAE su ETAE. Ok? Se ragionate un attimino sul calcoletto, è la differenza tra il totale che ho dato meno ciò che sta arrivando, quelle sono le perdite. La differenza tra ciò che esce meno ciò che entra sono le perdite per emissioni. Primo contributo, va bene? Che ci farò dopo, ve lo ricordo, di questo numeretto? Lo dovrò sommare al QH, al fabbisogno termico ideale, perché sto andando indietro. Faccio la somma di tutte le perdite per arrivare a capire qual è l'energia di combustibile che sta entrando. Ve lo ricordate, l'abbiamo detto inizio lezione. Se c'è qualcosa non chiaro, interrompetemi, ragazzi. Andiamo avanti. Secondo passo, rimango ancora nella stanza, non ho finito, quindi non sono solo i radiatori a crearmi una perdita, ma molto ve lo causerà, sono sicuro, qualcuno di voi, anche il sistema di regolazione, che non avrete, mi aspetto che molti di voi non lo abbiano, perché ho toccato con mano anche delle scuole qui a Cassino e lo so per certo. Allora, che cos'è il sistema di regolazione? Per farlo capire a tutti, è quell'oggettino che abbiamo dentro casa in cui impostiamo la temperatura dentro casa. E poi in base alla temperatura che oggi impostiamo la temperatura, una volta nemmeno era così, era on off prima e basta. Acceso, si accende l'impianto, off, si spegne. Molti delle scuole hanno ancora un sistema di questo tipo. Allora, esistono diverse tipologie di regolazione, anche qui le dobbiamo vedere perché la norma le differenzia. Poi, lato pratico, sono convinto che avrete un sistema semplicissimo. Allora, guardate, il primo è questo, si chiama regolazione solo climatica con compensazione esterna. Che significa? Il termostato non è nella vostra scuola, il termostato si trova dentro il locale tecnico della caldaia, in questo caso. E molto spesso è addirittura solo manuale. Cioè impostate le ore, quello parte e si spegne così. Però buona regola vorrebbe che nella realtà quel termostato avverta la temperatura, ma non del volume riscaldato, dell'aria esterna. E in questo caso comandi l'accensione del generatore in maniera proporzionale alla temperatura esterna. Seguite un attimo questo grafico che forse è più semplice. Questa retta discendente in basso è un'ipotesi di andamento della temperatura esterna. Quindi, quando la temperatura esterna diminuisce, proporzionalmente quel sistema di regolazione mi fa aumentare la potenza della caldaia. Quindi mi scalda sempre di più l'acqua. Che cosa vedo come effetto? Che mi sta aumentando la temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia. Quindi non è costante la temperatura in uscita dalla caldaia in questo sistema, ma varia da un minimo a un massimo, che corrisponde all'inverso a un massimo ed un minimo della temperatura esterna. In parole semplici, se fuori la temperatura diminuisce, il sistema mi fa aumentare la temperatura di uscita dell'acqua nel caldaio, in maniera tale che dentro casa farà più caldo, per capirci, dentro la scuola farà più caldo, aumentando la temperatura dell'acqua. Ma se fuori non fa così freddo, mi fa risparmiare perché mi diminuisce la temperatura dell'acqua. Che significa mi fa risparmiare diminuendo la temperatura? Poiché l'acqua non viene portata a un livello di temperatura più alto, significa che ho erogato meno energia, molto semplicemente. È come se spegnesse il fornello del gas prima che l'acqua bolle. Risparmio l'energia per portarla a bollire. Ok? Questa è una tipologia di regolazione. E vi assicuro, non è delle più efficaci, anche se ha una logica corretta di risparmio, in realtà non è tra le più efficaci, perché come vedete, cosa succede poi realmente nell'ambiente non lo sa nessuno. Io so che la caldaia si accende, si spegne e regola la temperatura in funzione della temperatura esterna, ma cosa poi succede dentro la scuola non lo sa nessuno.
è un esempio di una scuola, anche qui di Cassino, vi assicuro, siamo andati a vedere, in inverno, giornata freddissima, stavano con le finestre aperte, perché giustamente la caldaia lavorava in funzione della temperatura esterna, erogava il massimo, che era in realtà spropositato rispetto al fabbisogno. Erano tranquillamente tutti i bambini con le finestre aperte in pieno inverno. Quindi quella è una situazione di questa tipologia che probabilmente potreste ritrovare. La prima domanda che vi dovete fare è: avete un termostato da qualche parte? Se non lo avete, è probabile che sia questo sistema, cioè il termostato è nel vano caldaia in questo caso. Gli altri sono i classici sistemi, ok? O addirittura non c'è proprio, cioè il classico termostato manuale in cui non l'ho messo, in cui vi ricordate quei gancettini, quelle levette, vabbè, miei coetanei, sì, però delle piccole levette in cui impostavo manualmente l'ora e la caldaia si accende e si spegne in funzione di quei gancettini, punto, indipendentemente da cosa succede fuori e dentro. Quindi una regolazione manuale in quel caso. Oggi ovviamente la domotica fa spavento, cioè oggi ci divertiamo con le regolazioni dentro casa, sono in grado da tablet di fare quello che voglio, da iPhone anche di comandarlo, questo sono cose che mi piacciono a voi, ma posso davvero fare di tutto, accendere anche il singolo radiatore se voglio, se ne ho 10 dentro un edificio decido quale accendere. Stiamo facendo un esperimento del genere, per esempio col Politecnico di Milano che ci ha chiesto una consulenza a riguardo, stiamo provando, sperimentando una sorta di domotica di controllo delle stanze del Politecnico agendo sui singoli radiatori in funzione delle temperature. Oggi possiamo fare di tutto, ripeto. Però allora abbiamo dei regolatori, i multizona e così via. A noi quello che serve, vabbè, voglio darvi qualche nozione in più perché le trovate poi nella norma, almeno una volta sentirete di che cosa si parla, anche forse qualcuno di voi anche studiare nel suo corso delle superiori. Però fondamentalmente ci sono tre tipologie, no, di regolazione: on-off proporzionale, proporzionale derivativo, proporzionale derivativo integrale. Allora, sono parole che sembrano anche complesse, cerco di spiegarle in maniera, mi scuso se c'è qualche tecnico qui che vorre sentendo questo, ma fondamentalmente molto semplice. On off è quello che vi ho detto prima, accendo e spengo, se on parte, se off si spegne, punto, non c'è nient'altro. Quindi i vecchi sistemi sono questi. È chiaro che un sistema on off funziona così, parliamo sempre di variabile controllata, variabile del regolatore, cioè l'intervento sul regolatore. In questo caso che cosa potrebbe essere? L'apertura, per esempio, o del circolatore dell'acqua potrebbe essere, no? Allora il termostato dice on, parte il circolatore dell'acqua, l'acqua si mette in moto e comincia a distribuire acqua calda. La temperatura, la variabile controllata, la temperatura nella stanza comincia a crescere perché sento caldo, raggiunge il valore per cui è settata questa variabile, per cui off, si spegne, non circola più acqua. Che succede? La temperatura comincia a diminuire, diminuisce fino a quando arriva al secondo valore impostato di default. On di nuovo e così via. On, off, accende e spegne, questo è il sistema di regolazione più semplice in assoluto e sicuramente il meno efficiente tra tutti quelli di cui parliamo. La possibilità di gestirlo bene per chi ovviamente poi il tecnico che mette mano a queste variabili agisce qui, su questo differenziale, non su questa distanza tra i due limiti inferiore e superiore, perché non deve essere né troppo ampio, perché significherebbe dire che esisteranno dei momenti in cui forse puzzerete di freddo o sentirete troppo caldo, perché prima che riparte devi aspettare molto tempo, no? Perché è molto ampio questa banda, ma nemmeno troppo stretto, perché significherebbe che quello continuamente attacca e stacca, in continuazione, e quindi l'impianto lavora molto male. Quali sono gli altri sistemi? Proporzionale, lasciamo perdere la parola derivativo. Proporzionale, me lo dice la parola stesso, è in proporzione di qualcosa, cioè non è più o acceso o spento, ma quando si accende, quando parte il circolatore, la pompa per esempio, non parte a una velocità costante, ma parte a una velocità che cresce in funzione della richiesta, quindi proporzionale. Anche qui c'è un valore minimo e un valore massimo, qui al 100%, qui è 0, ovviamente, la variabile controllata. Che significa derivativo? Derivativo perché ci butto dentro altre variabili che mi fanno cambiare l'inclinazione di questa retta, per esempio.
perché il sistema mi risponde non solo a una variabile, ma anche a quanto velocemente è cambiata. Mi spiego meglio, la temperatura esterna sta cambiando, o nella stanza sta cambiando, da 20 gradi a 30, a 21, a 22, comincia a fare caldo, va bene? Devo raffreddare in quel caso. Parte il sistema, ma non parte subito a manetta, parte a una velocità ridotta, in questo caso, che cresce proporzionalmente fin quando non ho abbattuto il mio problema. Seconda situazione, la velocità cambia ma drasticamente, è successo qualcosa, che ne so, sono state aperte le finestre per cui è entrata aria calda, sto parlando d'estate, all'improvviso, e la velocità di variazione della temperatura è stata repentina. Un sistema proporzionale mi fa addirittura cambiare la pendenza della retta, cioè mi fa cambiare la variabile controllata anche in funzione della velocità con la quale è variato il parametro che io controllo. O vi ho perso definitivamente, o qualcuno di voi forse ci ha capito qualcosa. Ma non è oggetto, ripeto, dei vostri calcoli, cerco solo di darvi qualche nozione in più. La parola integrale, in cui mi fermo, sono veramente più uccido, la parola integrale in più che cosa fa? Non solo controlla la velocità con la quale è variato una data, un dato parametro, ma addirittura è in grado di fare una sorta di somma fisica di tutte le variazioni del tempo, cioè non solo mi dice con quale velocità è cambiata ora, ma ha registrato la velocità che poi è cambiata 5 minuti fa, 10 minuti fa, 20 minuti fa. È un ulteriore parametro che usa per gestire la variabile. L'effetto finale qual è, ragazzi? È quello di ottenere non più una variazione che fa così, ma una variazione che il più possibile rimane agganciata al set point, cioè al valore che io voglio nella stanza. Quindi sono tutti stratagemmi vari, ne esistono altri, il cui scopo è solo e soltanto quello, rimanere il più possibile delicatamente agganciati a una situazione costante. Poi perché abbiamo differenziato i sistemi? Perché di nuovo la norma, come vedete, vi dà dei rendimenti in funzione della tipologia di regolazione. Anche qui cercherò di essere molto pratico. Allora, quale di questi mi aspetto che ci sia nelle vostre scuole? Non lo so, perché qua non le conosco, poi forse sono anche troppo pessimista. Però probabilmente la maggioranza di voi sarà qui, forse, forse, ripeto, parlo da ignorante in materia perché non so realmente che cosa avete voi nelle vostre scuole, ma è presumibile che abbiate eventualmente un termostato nella vostra centrale termica, cioè non avete un termostato internamente alla scuola. Per di più è presumibile che non sia nemmeno con compensazione con la temperatura esterna, ma sia un semplice termostato manuale. In questo caso la norma dice, nel caso di regolazione manuale, cioè si attacca quando lo dico io all'orario prefissato, si utilizzano i valori qui su in alto a tutto, cioè quelli solo climatica, peggiorando il valore che esce di 5 punti percentuali, come abbiamo fatto prima, no? Peggiorato di 4, qui peggiora di 5 punti percentuali. Anche qui c'è da capire cosa sono questi simboli che troviamo qui, se no non potrò mai usare questi nomi. Eta U e gamma in questo caso. Allora, eta U e gamma sono legati alla lezione che avete fatto la volta scorsa. Eta U è il fattore di utilizzo degli apporti termici, quelli che mi aspetto calcolerete qualcuno di voi, sono gli apporti gratuiti, no? Che avete, che vi sono stati spiegati la volta scorsa. La norma li indica con questo simboletto, fattore di utilizzo degli apporti termici. Gamma non è altro che il rapporto, poi numericamente, tra gli apporti gratuiti che ho nell'edificio rispetto alle perdite termiche attraverso l'involucro stesso. Allora, sono parametri che qui lo dico e lo riconosco, sono difficili da valutare nei tempi che ci siamo messi per questo progetto. Quindi non vi allarmate, io ve li sto dicendo ovviamente e vi vengo anche in soccorso perché ovviamente la norma stessa vi dà poi qualcosa di vi viene un po' in aiuto perché vi dice guarda che c'è la possibilità di stimarli un po' questi coefficienti in maniera sommaria. Posso dirvi tranquillamente che in questa formuletta non sbagliate se utilizzate, per esempio, non ci sono proprio gli apporti e quindi questo termine da U, ma siete voi che dovete stimarlo, è pari a zero, quindi l'intero termine si annulla. Ma è strano che non ci siano apporti esterni dall'involucro, quindi apporti esterni all'edificio. Oppure, molto semplicemente, se guardate l'andamento di questo grafico,
Questo è l'andamento di eta U in funzione di gamma, in questo caso. Gamma, vi ricordo, è il rapporto a porti termici su delle perdite. Mi aspetto, visto che è arrivato anche un mio collega espertissimo in materia, quindi se vuoi darmi quel numero che ti avevo chiesto, ben venga, però ma mi aspetto, guardate, che questo rapporto, ciò che entra in inverno rispetto alle perdite, sia comunque confinato in una zona tale che il vostro eta U, se guardate bene, è prossimo ad 1. Quindi approssimare in quella tabella eta U uguale ad 1 e gamma stimato in base alle formulette che vi è stato dato adesso nella lezione precedente più quelle che stiamo aggiungendo, non dovrebbe farvi sbagliare di molto, ma ribadisco e ve lo dico tranquillamente, non sarà un parametro che vi farà peggiorare la votazione, perché stiamo parlando di concetti un po' difficili da fare in tempi così brevi, eh? Quindi ci sono cose ben più semplici che invece ci aspettiamo che facciamo. Allora, anche qui vi ho riportato un esempio numerico, se permettete vado un po' più veloce perché ci sono tante cose da fare, quindi lo trovate svolto ma sulla base di quello che ci siamo detti. Andiamo ancora più indietro, quindi siamo partiti da dentro, abbiamo detto qualcosa stanno perdendo gli emettitori, qualcosa perdiamo nella regolazione. Adesso qualcuno mi ha portato l'acqua calda ai radiatori. Chi è? Sono le tubazioni. Le tubazioni dell'acqua che partono dalla caldaia e arrivano fino ai vostri distributori, quindi fino ai vostri radiatori dell'edificio. Abbiamo detto anche in quelle tubazioni ci sono delle perdite, non fosse altro che c'è un liquido caldo che circola in una tubazione metallica, non coibentata per di più, e che quindi tende a trasmettere calore all'esterno. Qui trovate elencate più o meno le varie tipologie di tubazione secondo norma, ma è chiaro che le vostre sono prettamente quelle di acciaio o zincate, o forse di addirittura di rame, non credo, a quel tempo. Negli anni 70 che c'era, Alessandro? Oramai ti ho visto e ti chiamerò al rapporto, mi dispiace. Sono tubazioni in ferro, no? Quindi nemmeno zincate come c'erano, come ci sono più o meno adesso. Vado direttamente all'aspetto pratico. Qui vi ho riportato alcune tipologie di circuiti di distribuzione, così forse cerchiamo di rispondere anche alla domanda che aveva fatto prima il vostro collega. Allora, questi circuiti, no, che portano l'acqua poi possono essere configurati in maniera diversa. Diciamo che le configurazioni hanno più una motivazione storicistica che non energetica, perché poi con l'andare degli anni ci si è orientati verso distribuzioni ovviamente un po' più efficienti. Allora, la prima tipologia, per esempio, è una classica distribuzione monotubo. Allora, che cosa significa una distribuzione monotubo? C'è solo un tubo che parte dalla caldaia e ritorna nella caldaia. Su quella tubazione sono attaccati tutti i vostri radiatori. Come, mi sembra, ecco, tipo una cosa del genere, parte la tubazione del caldo, parte dalla caldaia, passa sul primo radiatore, passa sul secondo radiatore, passa sul terzo radiatore, sul quarto e così via, e ritorna. Cioè, come siete abituati a dire con altri elementi, sono tutti in serie l'uno con l'altro. Allora, facciamo attenzione un attimo all'aspetto termico, energetico. A parte non tutta la portata di fluido entra nel radiatore, ma c'è una valvola a quattro vie in questo caso, dove viene smistata, una piccola porzione di acqua entra nel primo radiatore, si raffredda perché trasmette calore all'ambiente e poi viene rimiscelata al fluido che invece restava ancora caldo. Mi aspetto che in questa miscelazione la temperatura sia un po' diminuita e così via. Un altro pezzo si stacca, va nel secondo radiatore e si rimiscela. È normale che la temperatura vada progressivamente diminuendo. Ora, questi radiatori vengono dimensionati, chi fa questo di mestiere, eccolo qui, questi radiatori, e tra l'altro è il professor Marciano che verrà la prossima lezione, quindi okay. È la persona anche che risponderà, a cui ho chiesto esplicitamente di fare una sorta di esercitazione progressiva dei passi che state già facendo. Quindi è come se la lezione finale poi sia un po' un sunto di tutto, ma nello stesso momento sia una guida per i calcoli che state facendo. Allora, dicevo, proprio questi radiatori, le singole unità che vengono scelte da superficie, si calcola anche in funzione del delta T. Se già ho una temperatura che progressivamente diminuisce, capite bene che anche i radiatori sono progressivamente con superfici maggiori. Questa era una tipologia un po' vecchiotta. Questa è un po' una tipologia simile a quella che dovresti avere nella tua scuola, Gianluca, ma
è quella a due tubi con montanti verticali che salgono, no? Cioè, ancora una volta, abbiamo da una centrale una tubazione che si dirama non verso i radiatori, ma su montanti verticali che salgono ai vari piani. Allora, le prime tipologie di queste distribuzioni erano diversi montanti su tutto l'involucro, in maniera tale da raggiungere specificatamente piccoli gruppi di radiatori, un po' quello che stiamo trovando, ve l'ho detto, al Politecnico di Milano è così. Su un montante sono collegati per ogni piano due radiatori soltanto. È chiaro che questa soluzione oggi progressivamente è stata, anche qui a Novisa abbiamo diversi montanti, ma non su solo due radiatori, ma abbiamo più una soluzione di questo tipo dove da un montante per ogni piano parte poi un canale orizzontale che si dirama, una tubazione che si dirama ai radiatori in serie su quel singolo piano. Questa soluzione per esempio è l'ideale qualora vogliamo contabilizzare anche le energie per utenze diverse. Cioè, questa potrebbe essere anche un edificio multipiano non pubblico, un edificio con più appartamenti, no? Su più piani. Questa potrebbe essere la soluzione in maniera tale che sulle diverse colonne orizzontali io stacco e inserisco proprio il contatore di energia termica, per esempio. Ne esistono altri, quindi vado un po' più veloce, ovviamente. Poi quello che conta per la norma sono la possibilità di avere, non è il vostro caso, impianti autonomi, cioè zone diverse con impianti autonomi, ma non è sicuramente il vostro caso, impianti centralizzati, tipo quello che stiamo descrivendo, un montante che sale e si dirama, poi i vari piani, e questi sono, vabbè, diversi schemi che possiamo avere, dove posizionare, sono più di bellezza che altro. Una possibilità, altri possibili circuiti di distribuzione sono quelli a due tubi, la parola stessa lo dice, tubo di mandata e ritorno per gruppi di radiatori o addirittura per singolo radiatore. Si parla in questo caso di sistema a margherita, no? Perché si apre quasi come un fiore in questo caso, quindi avete una singola tubazione che parte e ritorna per ogni singolo radiatore del volume riscaldato. Non credo sia la vostra soluzione però delle vostre, dei vostri edifici. Questa a tre tubi è una soluzione, anche questa vecchiotta, che oramai è stata abbandonata, anche se c'è, ho visto anche dei casi, in questo caso la cosiddetta metodologia, ecco, la cosiddetta Tickleman, in questo caso al rovescio inverso, molto semplicemente anche qui avete tre tubi di cui la prima tubazione stacca sul radiatore, il primo radiatore, poi va sul secondo radiatore e così via. Vi invito a notare la differenza di prima: il ritorno, l'uscita dal radiatore non finisce sulla stessa linea di mandata, ma finisce già sulla tubazione di ritorno in questo caso. Il primo radiatore alimentato è anche l'ultimo, in questo caso se guardate bene, nella tubazione di ritorno, no? Il primo a ricevere calore è anche l'ultimo a restituire praticamente nella tubazione di ritorno. È come se aveste praticamente un sistema, in questo caso su un sistema sono montati i radiatori, sull'altra tubazione analoga invece c'è soltanto il canale di ritorno senza nessun emettitore. Andiamo a noi. Anche qui dobbiamo valutare quello che è un sistema, il rendimento, scusate, di distribuzione. Anche qui la norma ve lo dà in maniera molto semplice, ancora più semplice rispetto ai casi precedenti, perché vi dà un numero medio da poter utilizzare in funzione della tipologia e, a parità di tipologia, in funzione del periodo storico di costruzione dell'edificio. Allora, impianto autonomo non è il nostro caso, potrebbe essere un impianto centralizzato con distribuzione orizzontale, abbiamo detto un montante da cui si diramano poi le tubazioni per i vari piani, come potrebbe essere un impianto centralizzato con montanti di distribuzione invece in questo caso, quindi avete sui vari montanti sono collegati i singoli radiatori emessi. Se guardate bene le tabelle, per ognuna di queste poi situazioni avete un intervallo storico di realizzazione, quindi dovete sapere l'anno di costruzione del vostro edificio e avete il numeretto da poter utilizzare, quindi il rendimento di regolazione in questo caso. Va bene? C'era un'altra cosa che volevo dire qui. Sì, va bene.
Allora, questi coefficienti sono validi solo e soltanto per temperature di mandata, è scritto, vedete, 80 gradi e ritorno 60, cioè sono valori medi calcolati in quelle situazioni. Ci sono dei coefficienti correttivi da usare nel caso non siano rispettate queste situazioni, nessuno vi chiede di misurare la temperatura di mandata e ritorno, per voi sarà sempre questa situazione, va bene? Quindi per voi basta utilizzare le tabelle che trovate elencate qui. Anche qui ho riportato un esempio molto semplice, ma è banale, poi basta semplicemente impostare il valore. Quindi un edificio 1980, due piani, la tipologia è montanti in traccia di paramenti, cioè i montanti salgono, non sono scoperti, ma salgono all'interno quindi dell'involucro stesso. Temperatura di mandata 70-55, entro nel prospetto 21D, che sarebbe, mi sembra che l'avevo anche riportato, no? Il prospetto 21D era questo qua, montanti nell'intercapedine senza isolamento, l'anno detto il 1980, quindi sono queste a due piani, 0,925, poi lì ha applicato il fattore correttivo perché la temperatura di mandata era diversa, ma ripeto, è banale. Andiamo ancora un po' più avanti, emissione, regolazione e distribuzione. Arriviamo, il tubo di distribuzione a chi è collegato direttamente? Alla caldaia, siamo arrivati al generatore. Quindi a quella macchina che abbiamo detto, preleva combustibile dall'esterno, lo trasforma chimicamente in energia e fumo, ovviamente, il prodotto residuo della combustione. È una macchina caratterizzata a sua volta da un rendimento che viene espresso secondo normativa, anche in questo caso, secondo in modalità diverse. Allora, in primo luogo esiste la cosiddetta etichettatura energetica, no? Delle caldaie. Ci sono stati diversi decreti che si sono succeduti praticamente, che hanno poi aggiornato questi valori. Queste etichettature energetiche di rendimento sono i valori che oggi vengono utilizzati anche come riferimento per chi vuole usufruire delle detrazioni IRPEF del 55%, no? Le scuole anche possono, come edifici pubblici, possono in parte usufruire di alcune detrazioni, non di tutte. A memoria non ricordo se sulla sostruzione dei generatori, ma mi sembra di sì. Devono rispettare dei parametri, ovviamente. Per nuovi generatori sono, se nuovi, rispettano più o meno tutti quanti i parametri. Allora, come vedete, possono essere classificati a 1, a 2, a 3 o a 4 stelle il generatore, e in funzione della marcatura, in questo caso, avete un'espressione del rendimento diverso. Avete un rendimento base, ne prendo uno a caso, 84%, più due volte il logaritmo in base 10 della potenza, in questo caso. Va bene? Quindi è solo una formuletta da applicare. Si tratta di capire qual è la tipologia di generatore che voi utilizzate. Allora, mi auguro che riusciate almeno a leggere il dato di targa della caldaia. Tutte le caldaie, poiché là tanto ci va soltanto il tecnico ogni tanto a mantenere, quindi non mi aspetto che siano vandalizzate. Quindi se è entrato qualcuno di voi, ovviamente insieme al tutor, nel locale tecnico e andate vicino al generatore, cercate la targa, la targhetta metallica o spesso un adesivo comunque che non è asportabile, quindi sul generatore. Lì troverete le informazioni, non fosse altro, la marca e il modello, da cui poi in rete riuscite a trovare tutte le altre informazioni. Quindi nulla vieta che da marca e modello voi ricaviate un rendimento medio espresso dal costruttore e utilizzate quelli, va bene lo stesso. Se volete essere un po' più precisi, possiamo provare invece a capire a quale tipologia ovviamente la caldaia appartenga. La classificazione a cui faccio riferimento, l'ho riportata qui, è la 10.642, la classifica molto semplicemente gli apparecchi tipo B, tipo C, come vedete, in funzione della canna fumaria. Le slide le avete, quindi potete leggerle tranquillamente. È un di più, però quando è un di più ve lo dico, quando è un qualcosa che mi piacerebbe fosse fatto, come vedete io lo dico. Quindi se già dalla marca e modello riuscite a ricavare un'informazione su qual è il rendimento atteso di quel generatore secondo il costruttore, usate tranquillamente quel valore, altrimenti, ripeto, dovete cercare di entrare in queste tabelle e calcolare il valore in funzione della tipologia. Nulla vieta, se siete in difficoltà, fotografia della targa, inviatecela e vi diamo una mano anche su questo. Va bene? Quindi non vi fermate alle prime asperità. Quando non riuscite ad andare avanti,
comunicatecelo e cerchiamo di risolvere sempre i problemi in questo caso, va bene? Allora, fatto questo, ovviamente nel caso del rendimento, quindi il 2, 3, 4 stelle serve perché nella tabellina in questo caso io trovo il valore poi direttamente del rendimento di generazione da poter utilizzare. Questa per esempio è per una caldaia, un generatore di tipo B con classificato 2 stelle in questo caso. C'è un valore di base, 90% di rendimento, e poi ci sono dei fattori da scalare da quel numero, da quel 90, in funzione di alcune informazioni. Per esempio, F1, coefficiente F1, è il rapporto tra la potenza del generatore installato e la potenza di progetto richiesta. Che cosa significa? È presumibile che da un dato fabbisogno che voi avete calcolato e che andando al ritroso avete maggiorato, quindi fino ad arrivare a una potenza necessaria da dover installare, avete stimato un valore, esempio, un valore di progetto che però risulta inferiore alla potenza del generatore installato. Perché per sicurezza i tecnici hanno voluto installare una caldaia più potente di quella che servisse. Quella, giustamente, poiché la caldaia non lavora alla sua massima potenza in condizioni di regime, è una causa di perdita, di peggioramento del rendimento. La norma questo ne tiene conto e dice: se questo rapporto potenza installata, sta scritto sulla targhetta la potenza della caldaia, quindi vado lì e leggo potenza 400 kW, mi faccio i calcoli e vedo qui servivano, do un numero a caso, 300 kW, rapporto 400 su 300 è maggiore di 1, vado a vedere il numeretto che esce, no? In questo caso, F1, se è 1 vuol dire che avete installato un generatore esattamente di potenza pari a quello che serviva, non peggiora di nulla perché la caldaia lavora sempre nelle condizioni ottimali. Se il rapporto è 2 dovete scalare 2 punti percentuali, se il rapporto è 4 dovete scalare 6 punti percentuali, chiaro? Quindi primo coefficiente di perdita, F1, molto semplice anche da capire. Secondo coefficiente, la caldaia dove sta? È all'esterno? È nell'ambiente riscaldato? O in un locale tecnico, che è poi una situazione intermedia? Se è all'esterno, F2, addirittura sottraiamo 9 punti percentuali. È la situazione peggiore possibile che auguriamo a un generatore di calore, ovviamente. F3, camino, cioè quel dispositivo che deve portare i prodotti della combustione all'esterno. Tutti sapete che un camino lavora tanto meglio quanto maggiore è la capacità dell'aria di trovare differenze di temperatura, quindi densità diverse, e salire spontaneamente verso l'alto. Camini di altezza maggiore di 10 metri, in questo caso per il generatore, sono considerati peggiorativi per il funzionamento della stessa e quindi di 2 punti percentuali. Maggiore di 10 metri significa che una scuola di un piano non avrà questo problema, presumibilmente. Già con una scuola di 2 piani, ma nemmeno, presumo, se sono rispettate le altezze tecniche, già una di 3 metri comincia ad avere pure problemi, forse. Vabbè, di 3 piani, scusate, non metri, di 3 piani. F4, anche questo è un dato che potete trovare solo sulle specifiche di targa del generatore, non le trovate sulla targhetta sicuro, quindi o avete un manuale da qualche parte o si può scaricare da internet, o se non lo trovate è un'informazione che difficilmente riuscite a ricavare. Però il costruttore prevede che quella caldaia lavori normalmente a una data temperatura di progetto di... La norma la chiama temperatura di caldaia, ma in realtà è la temperatura di mandata. Giusto? Quindi esatto, cioè prevede che la mandata dell'acqua non sia inferiore a, anche se la norma la chiama temperatura di caldaia. Anche qui, come vi ho detto prima, dovreste sapere voi a che temperatura viene mandata l'acqua. Sappiate che se sono radiatori o in ghisa o in alluminio, difficilmente siete sotto i 60 gradi, dovreste avere una caldaia a condensazione per lavorare a temperature mediamente di 60 gradi. E non credo, però ripeto, sono sempre pessimista, ma smentitemi tranquillamente, non credo che vi trovate in queste condizioni, quindi questo coefficiente correttivo, cioè sto dicendo, secondo me la vostra temperatura di mandata è sempre superiore anche 70 gradi, quindi questa condizione non è mai verificata. Vabbè, poi ci sono le altre tipologie, o le 3 stelle e così via, voglio solo leggere i coefficienti che non ho letto.
cammino a temperatura media installazione all'esterno, ce n'era sicuramente un altro, eccola qua, F7, nel caso vedete, ma da pessimista vi dico forse non è il vostro caso, c'è un ulteriore parametro, casomai il volume riscaldato suffluisca di una caldaia a condensazione classificata a 4 stelle, in questo caso c'è un ulteriore parametro da tenere conto ed è la temperatura di ritorno dell'acqua nel mese più freddo, in questo caso, e quindi ci sono dei coefficienti correttivi da applicare anche qui. Allora, metodo semplificato di calcolo, ve l'ho riassunto in alcuni passaggi, vediamoli insieme. Va bene, sul generatore di calore, perché poi con questo abbiamo chiuso la parte di produzione, siamo arrivati già fuori dall'involucro all'energia primaria del combustibile. Ricordatevi la cosa che abbiamo detto inizio lezione, qui mi sto chiedendo qual è il fabbisogno, GN sta per generatore, out in uscita dal generatore, cioè stavolta sto partendo dal generatore, giusto? Quindi qual è l'energia che mi deve erogare il generatore? Quale sarà? Quella di cui ho bisogno nel volume riscaldato, QH, vi ricordate, fabbisogno energetico, H sta per riscaldamento, a cui devo sommare tutto ciò che ho perso per strada, quello che ho perso in emissione, quello che ho perso in regolazione, quello che ho perso in distribuzione. Quindi l'energia che mi deve uscire dalla caldaia, scatola chiusa, non so che cos'è, ma è un dispositivo che mi deve far uscire almeno questa energia affinché nel volume riscaldato io abbia questa. È chiaro il discorso che sto facendo, ragazzi? Ok. Poi vi ricordo, c'è la differenza ideale o non a seconda che c'è un accumulo, nessuno di voi avrà un accumulo, mi aspetto, quindi trascuriamo questo passaggio. Secondo passo, la norma mi dice, calcolate la potenza media stagionale della vostra caldaia. Come? Facendo il rapporto molto semplicemente tra l'energia che eroga la caldaia, somma di questi contributi, diviso quel famoso tempo convenzionale di funzionamento che abbiamo ripetuto più volte. Che cos'è? È il numero di ore, 24 al giorno, per il numero di giorni di riscaldamento. Chiaro, questo tempo convenzionale di riscaldamento. Il rapporto tra un'energia e un tempo è una potenza, quindi siamo passati dal fabbisogno a una potenza media stagionale. Perché media? Perché è mediato su tutto il periodo di riscaldamento. Qual è la potenza nominale della caldaia? Le potenze la norma le chiama con Φ, ok? La potenza nominale del generatore è il rapporto tra il numeretto che ho calcolato prima, la potenza media, Φ del generatore, diviso un fattore climatico, FC, che è funzione in questo caso della località considerata. Taglio corto, la norma stessa dice se non avete queste informazioni, voi sicuramente non avete queste informazioni, è un consiglio, no? Sicuramente avete queste informazioni, il numeretto da usare è 0,5, va bene? Quindi, molto semplicemente, dividendo la potenza media stagionale per 0,5 ottenete un valore nominale. Dividere per 0,5 significa raddoppiare la potenza, trovarla fin fine. Andiamo avanti. Qual è il fattore di carico medio del generatore? Si definisce fattore di carico quel rapporto che vi ho detto prima, poi alla fin fine nel discorso di prima mattinata, ma il generatore lo sto facendo funzionare sempre alla massima potenza o lo sto facendo funzionare parzializzato? Cioè, per esempio, è in grado di erogarmi 100 ma io me ne faccio erogare per gran parte dei giorni 80? Soltanto dei numeri per farvi capire. Vuol dire che lo sto usando non sempre al 100% delle sue potenzialità, ma lo uso ad una potenza ridotta. Il rapporto tra queste due quantità è quello che chiamiamo, la norma chiama, fattore di carico medio del generatore. Leggiamo, altro non è che il rapporto tra la potenza media che avete calcolato prima diviso la potenza nominale che avete calcolato prima, in questo caso. Questo è il fattore di carico medio del generatore. Poi se qualcuno è in grado di cacciare quell'FC preciso gli uscirà un numero diverso da 2 in questo caso. F1 mi serve per entrare nella tabella, quell'F1 famoso, eccolo qui come si calcola, questo F1 qui,
rapporto tra la potenza del generatore e la potenza di progetto, vi ricordate? Eccolo qui, esce da questa formula, ed è il rapporto tra la potenza nominale, che ho calcolato, vi ricordo, al passo 3, diviso la potenza del DFGN, questa qui, potenza nominale, è il rapporto tra, ci ritorno, il valore di phi PN diviso phi GN che abbiamo in questo caso calcolato, quindi quello reale diviso quello installato da progetto. Il rapporto tra queste due quantità mi dà quel coefficiente F1 con il quale entro in queste tabelle e mi vado a ricavare il coefficiente peggiorativo del rendimento di base della mia caldaia. Ecco, questo qua, questo F1, vedete? Entro qui dentro. Ancora una volta per aiutare mi sono inventato dei numeri e ho fatto dei calcoletti molto semplici in questo caso. Vabbè, ci sono gli ausiliari elettrici che ancora non vi ho nominato, però se c'è tempo li nominiamo, ma penso che andiamo troppo, ho perso il segno dove eravamo. Sta dopo, vabbè, sto un po' più avanti, quindi non voglio correre troppo, è meglio che seguiamo un po' più. Allora, esempio anche in questo caso, no? Vi ho riportato un esempio con numeri non lontani dalla realtà, li ho presi, vi dico tranquillamente, da un attestato di un edificio scolastico, però nei passaggi poi i calcoli si sono differenziati, perché io volevo farvi vedere alcuni aspetti diversi. Allora, scuola, io ho ipotizzato che sia Cassino, non era di Cassino questa scuola, quindi che sia Cassino, ci sono 137 giorni di riscaldamento, sono dati che io vi ho riportato perché ciascuno di questi, vi ricordo, vi fa entrare nelle varie tabelle per trovare i famosi numeretti che voi dovete utilizzare. Tempo convenzionale di esercizio dei terminali di emissione, abbiamo detto, si ipotizza in una valutazione, in questo caso generale, standard, 24 ore di funzionamento al giorno, in tutto il periodo di riscaldamento, sono 3.288 ore l'anno, vado a calcolarmi quel famoso carico termico medio annuo, ok? Quindi in questo caso quel numeretto, lo so che l'avete già dimenticato, l'abbiamo visto nella prima ora della lezione, ma quel numeretto che mi permetteva di entrare nelle tabelle degli emettitori, no? In questo caso, quindi il numero è 13,3, vi ricordate, era 4 fino a 10, maggiore di 10 si utilizzava un determinato programma. Andiamo avanti, qui per aiutarvi vi ho anche contrassegnato in rosso i valori che ogni volta utilizzo nelle varie formulette, quindi potete seguire tranquillamente. I dati di partenza sono quelli, quindi è una scuola con un fabbisogno stimato di 356.000 kWh, volume riscaldato lo trovate, superficie utile lo trovate e così via. I radiatori ho ipotizzato siano solo su parete esterna, ma nulla piove, ripeto, fate una media pesata su quelli interni e ve li trovate. Ho ipotizzato per semplicità che fosse isolata, ma tanto se non è isolata, avete visto, basta peggiorare il rendimento del 4%. Eccolo qui quel carico termico medio anno, quindi vi ho riportato nel caso dei terminali di erogazione, parliamo di radiatori in alluminio, la norma non conta, conta che siano su parete esterna, per di più isolata, il carico termico era 13, maggiore di 10, il rendimento 0,92. Primo numero, rendimento di emissione 0,92. Me lo porto avanti, faccio i passi successivi che vi ho spiegato. Vediamo la regolazione. Regolazione singolo ambiente con regolazione semplice on off, si accende e si spegne, basta, non fa altro. La norma in questo caso, vi ricordo che vi permette di solo ambiente con regolatore, è molto semplice, radiatori 0,94. Io sono stato furbo, ho scelto on off solo ambiente così non cadevo in questa situazione, ma vi ho già detto, non vi preoccupate, come vi ho già spiegato, potete prendere i valori che vi ho suggerito come riferimento nella vostra situazione, questa che è quella un po' più complicata. Ora mi interessa il numero perché voglio arrivare alla conclusione. In questo esempio, rendimento di distribuzione 0,94. Vado avanti, dopo la distribuzione cosa c'era? C'era, scusate, di regolazione. Dopo la regolazione si comincia a andare fuori, quindi ci sono le tubazioni e quindi la distribuzione. Vado a leggermi tra i dati di partenza cosa mi serve, è una distribuzione di tipo orizzontale, l'anno di costruzione era prima del 76. Entro nella colonna, molto semplice, un edificio di due piani, quindi fino a tre, rendimento 0,958, me lo intasco e vado avanti. Dopo la distribuzione finalmente il generatore, che è l'ultimo passo,
il generatore è un multistadio modulante da 300 kW in questo caso. Qui c'erano delle considerazioni da fare che vi ho proiettato, no? Dei passi da seguire. Vi ho contrassegnato però già quelle che sono le tipologie di perdite da adottare. Allora F1 vi ricordo era il rapporto tra la potenza installata diviso la potenza richiesta. Il caso migliore era che fosse pari ad 1, in questo esempio se vi fate i conti esce 1 e prossimo a 1 e 2, non ricordo il numero esatto, fatto sta, vado a peggiorare il mio rendimento di un punto percentuale per il solo fatto di aver installato una caldaia più potente di quella che serviva. Quindi non lavora a pieno carico. F4 invece è posizionata in centrale termica, quindi non è posizionata all'esterno, peggiora di un solo punto percentuale, in questo caso dal 90% arrivo all'88%, rendimento di generazione. Facciamo la somma di tutto, i passi sono qui, i passi conclusivi, se li seguiamo un attimo non sono difficili. Sono partito dal fabbisogno che voi state stimando per il vostro edificio, fabbisogno anno di energia termica utile, erano quei 356.000 e passa, della tabellina in alto, vedete? Quei 356.000 e passa, kilowattora, fabbisogno, poi avete capito adesso, questo fabbisogno è fittizio perché deve aumentare fino ad arrivare al generatore. Per aumentare devo andare a sommare progressivamente tutte le perdite che ho stimato. Ok? Quindi emissione, regolazione, distribuzione e generazione compresa. E i passi li troviamo qui. Il primo rendimento era 92. Quali sono le perdite? Applico quella formuletta che vi ho spiegato prima. Il valore di partenza per 1 meno il rendimento diviso il rendimento e comincia ad aumentare. No, le perdite, scusate, 300, sono 31.000 kWh. Questo numero dovrò sommarlo a questo. Vado avanti, quindi subito prima del distributo dei radiatori, chi c'è? C'è il sistema di regolazione, in questo caso, che eccolo qua, il sistema di regolazione, abbiamo stimato un rendimento del 94%, se notate adesso il contributo su cui vado a calcolare la perdita non è più la potenza termica utile, ma è già quella maggiorata delle perdite, perché l'energia sta aumentando, via via che vado a ritroso, sta aumentando l'energia che stava arrivando. Come vi ho detto prima, io arriverò a un numero che è l'energia che deve entrare nel generatore affinché io abbia questo numero poi nel volume, perché dei vari pezzi via via si perderanno per strada e si perdono qui all'emissione, alla regolazione, alla distribuzione e così via. Progressivamente i passaggi sono questi, li trovate, ve li ho messi proprio formuletta passo passo, quindi non dovreste avere problemi nel leggere e nel capirli. Vi ricordo L sta per lost e emissione, R regolazione di distribuzione. Arriviamo alla fine, che è l'ultimo passo. La potenza media stagionale, quindi come si calcola? È l'energia che deve uscire dal generatore, cioè quella che deve entrare nella distribuzione, no? Quindi già tiene conto delle perdite di emissione, regolazione e distribuzione. Quell'energia la divido per il tempo convenzionale di riscaldamento, 24 ore per i giorni di riscaldamento, 137 perché sono a Cassino, ognuno di voi sa il suo periodo di riscaldamento. Questa è la potenza media stagionale. Vado avanti, qual è la potenza nominale richiesta? Famoso numeretto 0,5, divido questo 131 per 0,5 e ottengo 262 kW. Vado avanti. Fattori di carico, come lavora questo generatore? Potenza media diviso quella nominale. La potenza nominale, non ve l'ho letta nella tabellina, c'era, è un generatore da 300 kW. Questo rapporto è 0,437. Qual è invece il coefficiente F1 con cui entra in tabella? È il valore di potenza nominale diviso la potenza realmente erogata, questo 262, vedete? La potenza nominale realmente richiesta al generatore sulla base delle varie perdite che ho stimato. Ho messo una caldaia da 300 kW quando dai miei calcoli ne serve una da 262. Questo si ripercuote in un fattore correttivo F1 di 1,15 con il quale si entra in quella tabellina che vi ho fatto vedere, 1,15, 1,25, correggo per sicurezza meno 1 e quindi sottraggo un ulteriore punto percentuale a quel 90. L'altro punto era perché, ve l'ho detto, la centrale era così. La caldaia è posizionata in centrale termica, in centrale, penso la slide è questa, quella di prima, eccola qua. Alla fine arrivo che
avevo bisogno di 356.000 e passa kilowattora in ingresso per avere una condizione di comfort richiesta del volume riscaldato, deve entrare, per avere quella condizione richiesta di comfort, devono entrare 489.000 e passa kilowattore di cosa? Lo abbiamo detto all'inizio, di energia primaria, cioè il combustibile. Questo è il combustibile che sta entrando, che può essere gas naturale, può essere gasolio, può essere quello che è, quello che alimenta la vostra caldaia, ma questo è quello che realmente serve ed è il 37% in più, in questo esempio, di quello che avevo bisogno all'interno dell'edificio stesso. Giusto per chiarire, se mi faccio un rapporto molto semplice tra quello che è il fabbisogno nell'edificio diviso tutta la somma di tutta l'energia che realmente sta entrando, ottengo quello che abbiamo chiamato all'inizio rendimento globale. Questo rapporto altro non è poi matematicamente che il prodotto di tutti i rendimenti che abbiamo incontrato. Quindi se vi fate i calcoletti vedrete rendimento globale di tutto il sistema, di tutto l'impianto di riscaldamento è prossimo al 73%. Ok, quanto manca, perché questo lo voglio fare ora? Allora, lo riesco a fare in 5 minuti. Allora, siamo arrivati all'energia che entra, in questo caso nel generatore. Questo è importante perché non potete prescindere da questa informazione. E se avete notato bene, sono kilowattora, che è l'unità di misura dell'energia, no? A livello internazionale. Però parlo di gas naturale, però parlo di gasolio. Allora, che cosa deve cambiare tra un combustibile e un altro? L'abbiamo detto all'inizio lezione. Cambia quel fattore di conversione che avete capito è il potere calorifico. Se parliamo di combustibili liquidi o parliamo di combustibili gassosi. Ma questo discorso vale pari pari anche se io mi metto a stimare i fabbisogni di energia elettrica. La vostra scuola ha anche un consumo di energia elettrica, ve l'ho detto, no? Non fosse altro per gli ausiliari dell'impianto di riscaldamento, una minima parte, il grosso per l'illuminazione o per altre cose, ma avrà anche un consumo di energia elettrica. Anche quella è energia che da fuori sta entrando dentro, e anche quella io la devo poter stimare in qualche modo. Anche quelli sono kilowattore che entrano nell'edificio, ma sono kilowattore elettrici. Allora, c'è differenza tra i kilowattore elettrici e i kilowattore termici? Termodinamicamente parlando è energia, è sempre energia, non a caso l'unità di misura è la stessa, ma la provenienza è diversa. Il kilowattore di un combustibile è di per sé stesso energia primaria che sta entrando. Il kilowattore elettrico non è energia primaria, l'elettricità è un vettore dell'energia, è un mezzo per trasportare energia. L'elettricità è stata prodotta in una centrale in qualche altra parte d'Italia ed è stata portata fino al vostro istituto. Quindi ha subito una produzione e un trasporto per poter arrivare sotto forma di energia elettrica. Quindi è un vettore energetico, è come l'acqua calda del sistema di riscaldamento che abbiamo usato. Noi abbiamo utilizzato acqua calda per passare da un combustibile, dal potere calorifico di un combustibile, portare calore dentro un edificio. Usiamo un vettore che è l'acqua. L'elettricità è un vettore che ci porta energia da una centrale dove stiamo producendo, consumando combustibile, energia primaria, per ottenere energia elettrica che poi ritrasformeremo per i nostri scopi. O energia meccanica, alimentazione di pompe, compressori, quindi energia ausiliaria, o addirittura termica, se la mandi in uno scaldabagno elettrico, in un sistema che mi serve a produrre energia termica. Dove voglio arrivare? È che energia sono tutte e due, ma è assolutamente diverso il fattore di conversione poi di energia primaria. Non a caso le direttive comunitarie impongono di uniformare i consumi energetici in un altro termine, quello che viene definito TEP, tonnellata equivalente di petrolio. Questo l'avete sentito, presumo, no? Tonnellate equivalenti di petrolio non è altro che quanto una tonnellata di petrolio, quanta energia una tonnellata di petrolio riesce a produrre, almeno nominalmente, perché poi anche il petrolio, in funzione delle serie di estrazioni, ovviamente ha dei valori energetici diversi. È un valore medio riconosciuto internazionalmente. Quindi, bando alle premesse, arriviamo ai numeri. La tonnellata equivalente di petrolio riconosciuta internazionalmente, ripeto, un valore medio mondiale, è
secondo l'International Energy Agency, quindi l'Agenzia Internazionale di Energia, pari e equivalente, scusate, a 41,868 gigajoule. Gigajoule significa che sono joule moltiplicati per 10 alla 9 mega, 10 alla 6, quindi per 10 alla 9. Ma il joule non è più un'unità che oggi viene usata, sono i kilowattora, no? I wattora. Quindi dobbiamo imparare più che altro il termine per riportarci ai nostri kilowattora. Allora, quello che però conta è, eccolo qua, questo TEP è equivalente a 11,630 megawattora. Questa è dichiarazione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia ci sono stati, ci si sono susseguiti diversi decreti, l'ultimo sulla quale ormai ci si basa sempre è il decreto ministeriale del 2004, 20 luglio, in base al quale un TEP è prossimo a questo, è arrotondato, ma è 41,86 gigajoule. È un valore convenzionale. Un altro numeretto che sentiamo spesso, un altro termine, il barile equivalente di petrolio, ma non è utilizzato per fini energetici, è più che altro per fini commerciali. Comunque il barile di petrolio, anche in questo caso, corrisponde a 0,15 TEP all'incirca. Andiamo a noi. Allora, quali sono i numeri che noi dobbiamo utilizzare? L'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è l'autorità che in Italia norma, tutto ciò che norma significa emette direttive in campo energetico, ha emesso nel 2008, la più recente, la delibera 3 del 2008, la potete scaricare tranquillamente, ma di tutta la norma quello che conta è questo numero, cioè in cui viene riconosciuto che ad ogni kilowattore elettrico prodotto è equivalente a 0,187 per 10 alla meno 3 tonnellate equivalente di petrolio. Se ci ragionate, ma ve l'ho scritto anche a parole, significa nient'altro che ci ha detto qual è il rendimento medio di produzione dell'energia elettrica nel nostro paese. Il dato in realtà è aggiornato, è del 2008, ma si riferisce a dati elaborati da Enea anche di qualche anno prima, quindi è probabile che è un numero che comincia ad essere anche vecchiotto. Però fondamentalmente ogni megawattore elettrico, cioè 1000 kilowattori prodotti, vengono consumati, per ogni consumato nelle centrali italiane, si hanno 0,187 tonnellate equivalenti di petrolio. Ricordando il legame che c'è tra TEP e kilowattora, facendo il rapporto, per ogni kilowattore elettrico si hanno 2,174 kilowattori di energia primaria. Cioè, se io ho consumato un kilowattore elettrico oggi attaccando questo computer per 3 ore a una presa elettrica, sto esagerando, vuol dire che ho consumato 2,17 kilowattori di combustibile da qualche parte in Italia, cioè nelle centrali che mi hanno prodotto l'energia elettrica. Questo rapporto energia consumata diviso energia in ingresso è un rendimento. Il rendimento medio oggi riconosciuto in Italia è queste 4, 5, 9, 9 e così via, quindi è 46%. È in crescita negli ultimi tempi perché è in crescita il contributo di rinnovabili, grazie anche al boom del fotovoltaico, comunque è un numero che sta progressivamente crescendo negli ultimi anni. In conclusione del ragionamento che abbiamo fatto, siamo partiti da un numero, quello che voi state stimando, fa bisogno, siamo andati indietro, passo passo abbiamo stimato tutte le perdite, siamo arrivati a un altro numero, l'energia che entra nel generatore, cioè che sta entrando nell'involucro, non quella di cui ho bisogno dentro, quella che sta entrando, quella l'ho trasformata in energia primaria. L'energia primaria, utilizzando questi coefficienti, riesco a uniformarmi, quindi a dare un numero che è confrontabile con altri numeri, perché paragono tutti i vari rendimenti, tutti i vari consumi energetici, tutti in termini di tonnellate equivalente di petrolio. E anche qualunque proposta di efficientamento energetico che uno può fare generalmente viene espressa in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate, quindi ci si uniforma quindi come unità di potenza. Possiamo interrompere secondo me.